parleremo dei cosiddetti gruppi di poli. Una generalizzazione del concetto di bipolo che abbiamo ampiamente discusso fino ad oggi. In pratica, che cosa ne diciamo? Esistono degli oggetti circuitati, cioè degli oggetti, dispositivi fisici che vengono interconnessi per costituire i circuiti, che non sono schematizzabili come bipoli, ovvero come una scatola, ricorderete, da cui emergono due corsetti con certe proprietà che abbiamo ampiamente discusso, ma bensì sono assimilabili ad una scatola, ovvero una regione di spazio delimitata da una superficie chiusa, da cui emergono non già due morsetti, ma due coppie di morsetti. Vediamo uno primo, due primo. Ho detto due coppie, non quattro morsetti, per sottolineare il fatto che questi morsetti sono naturalmente abbinati a due, il nome stesso dei morsetti lo suggerisce evidentemente, uno e uno primo sono abbinati, due primo sono abbinati. Si parla infatti di porte di questo oggetto per indicare le coppie di morsetti abbinati, quindi uno primo sarà la prima porta, diciamo così, due primo la seconda porta. E in effetti tutto quello che noi oggi diremo sui doppi bipoli, cioè oggetti con due porte, okay, si può generalizzare ai cosiddetti M porte, ovvero oggetti che invece di due porte hanno un certo numero M di porte generiche. Noi non ne tratteremo, però capite bene che quello che diciamo per il due porte, ovvero il doppio bipolo, si può generalizzare all'M porte abbastanza facilmente. Bene, che cosa noi chiediamo a questo oggetto con due coppie di morsetti affinché possiamo parlare di doppio bipolo? La prima cosa che chiediamo riguarda le correnti. Chiediamo in pratica che ad ogni coppia di morsetti, ad ogni porta, valgano le proprietà che abbiamo ritenuto fondamentali per il bipolo. In particolare alla porta 1 richiediamo che la corrente che entra nel morsetto 1 sia uguale alla corrente che esce nel morsetto 1 primo. Quindi questa corrente la chiami con 1. Quindi diciamo così, la corrente I con 1 deve essere ben definita in questo senso. Analogamente, la corrente I con 2 alla porta 2 deve essere ben definita. Cioè la corrente che entra nel morsetto 2 secondo quel riferimento deve essere uguale alla corrente che esce dal morsetto 2 primo secondo il riferimento della figura. Se ci pensate, questa è esattamente la stessa cosa che abbiamo visto al bipolo, però porta per porta. D'accordo? Seconda proprietà riguarda le tensioni, come possiamo ben immaginare. Chiediamo che le tensioni V1 e V2 alle due porte siano ben definite, ovvero che la tensione fra i morsetti 1-1' sia indipendente dal percorso, perché la linea non intersechi il doppio bipolo, e così per la porta 2. D'accordo? Quindi la generalizzazione di quello che abbiamo già visto per il bipolo. No. La terza proprietà riguarda la caratteristica, ovvero richiediamo che dentro l'oggetto in questione accadano dei fenomeni che permettano di mettere in relazione le quantità I1, I2, V1 e V2 che abbiamo ora definito. Quindi chiediamo che esista una caratteristica del doppio bipolo. Su quest'ultimo punto mi voglio un attimo soffermare. Nel caso del bipolo, caratteristica era chiaramente una relazione fra l'unica tensione e l'unica corrente che potevamo immaginare. Qui noi abbiamo due tensioni e due correnti, quindi dobbiamo un attimo capire come è configurata questa caratteristica. Per evitarci a fare ciò, vi voglio far riflettere sul fatto di come questo oggetto doppio bipolo che stiamo qui analizzando viene
rappresentato in termini di grafo. Questo perché abbiamo capito che le leggi di Kirchhoff alle correnti delle tensioni, in quanto leggi topologiche, possono essere formulate e formalizzate guardando il grafo della rete, ovvero le proprietà topologiche della stessa. Quindi quello che a noi preme fare è capire quale può essere il grafo che descrive questo oggetto. Beh, la cosa è molto semplice, direi, perché noi abbiamo quattro morsetti, quindi nel grafo ci saranno quattro nodi. E come sono collegati questi nodi? Beh, uno e uno primo fanno una porta. Quindi, così come abbiamo fatto con il bipolo, ci sarà un lato che li collega in modo tale che, se volete, la corrente I con 1, se oriento questo grafo con l'orientamento delle correnti, sia questo qua. Ok? Analogamente, su 2,2', sulla seconda porta, posso ripetere un ragionamento analogo, avrò un grafo fatto in questo modo, in cui questa sarà la corrente con 2, per esempio, se voglio riportare gli orientamenti delle correnti. Il grafo quindi è fatto da due lati. Allora, vi faccio osservare una cosa. Il grafo di un doppio bipolo è un grafo sconnesso, è fatto di due pezzi separati, due lati separati. Quindi se io ho in una rete un doppio bipolo, può capitare che il grafo che venga fuori sia sconnesso. Dovremo poi capire come trattare questi casi, poi lo vedremo diciamo fra un po'. Perché ricordate, noi quando abbiamo fatto i nostri ragionamenti abbiamo sempre ipotizzato il grafo connesso, cosa che in questa situazione può non accadere, quindi dovremo in qualche modo confrontarci con questa situazione. Bene, però questo lo vedremo per tempo debito. Quello che però adesso possiamo dire è questo, ovvero che se io ho a che fare con questo grafo, ho due lati in questo grafo. Adesso ricordate, quando abbiamo fatto il modello matematico delle reti in generale, cosa abbiamo dovuto fare per avere tante equazioni quante sono le incognite? Vi ricordate, abbiamo dovuto mettere le leggi di Kirchhoff alle correnti e alle tensioni, e poi e così abbiamo apparato L equazioni, tante quanti sono i lati della rete. Per arrivare a due L equazioni, cioè tante quante sono le incognite, abbiamo dovuto aggiungere le L caratteristiche. Quindi servono tante caratteristiche quanti sono i lati della rete. Quindi in questo caso, poiché noi abbiamo due lati in questo doppio bipolo, dovremo aggiungere due caratteristiche, cioè due relazioni che legano le quattro grandezze tensioni correnti. Ok? Quindi le caratteristiche avranno un aspetto del primo. Questo. Quindi due relazioni. Spero abbiate capito perché sono due, che legano le quattro grandezze che abbiamo prima definito. Sono relazioni, diciamo, generali. Adesso vedremo degli esempi in cui mostreremo quali sono le possibili relazioni. Volendo sintetizzare in termini matriciali questa caratteristica, io potrò scrivere una unica funzione vettoriale f con due componenti f1 e f2 del vettore I delle correnti I1 e 2, del vettore V delle tensioni V1 e V2. Ok, questo è un modo sintetico di scrivere la stessa cosa, invece che per componenti vettorialmente, ma diciamo non aggiungo niente da questo punto di vista. Ok. Bene. Vedete, per come ho scelto gli orientamenti, i riferimenti di tensione e di corrente, osserviamo immediatamente che ad entrambe le porte, sia la porta 1 che la porta 2, per come ho scelto in questo caso particolari riferimenti, ho fatto la convenzione dell'utilizzatore. Vedete, sulla porta 1 la tensione vede 1 come primo punto e 1 primo come secondo punto, e anche sulla corrente vale la stessa considerazione. Quindi su
la porta 1, ho fatto la connessione dell'utilizzatore. Analogo discorso per la porta 2. Definirò quindi potenza assorbita in questa situazione, potenza assorbita al doppio bipolo, la somma delle potenze assorbite alle due porte. Poiché sulle due porte ho fatto la convenzione dell'utilizzatore, la potenza assorbita sarà V1I1 più V2I2. Se avessi scelto un'altra convenzione ci sarebbe stato qualche segno meno, come potete facilmente immaginare. D'accordo? Bene. Parleremo di doppio bipolo passivo se la potenza assorbita è maggiore o uguale di 0, no? Come abbiamo fatto con doppio bipolo. Stiamo parlando, scusate, una precisazione importante, perdono, questo devo dire. Riazzerato un attimo quello che ho detto, perché devo fare una precisazione, altrimenti quello che ho detto non è vero. Allora, questa è la definizione di potenza assorbita, siamo d'accordo. Possiamo parlare di doppi bipoli statici quando le caratteristiche F1 e F2 sono delle funzioni algebriche che legano le quantità in questione, quindi delle relazioni statiche, così come per i bipoli, no? La stessa considerazione. Noi inizieremo considerando doppi bipoli statici. E appunto per i doppi bipoli statici, per i doppi bipoli statici possiamo dire che un doppio bipolo statico è passivo quando la potenza da esso assorbita è maggiore o uguale di 0. Quindi la definizione che vi ho dato prima di passività si applica solamente ai doppi bipoli statici. Ok? Quindi la definizione vale in generale. La passività definita come potenza assorbita maggiore o uguale di 0 vale per i doppi bipoli statici. Bene. Va bene, io direi a questo punto facciamo subito un esempio per entrare un po' nello specifico. Allora, provo a farlo sull'altra lavagna, non ci riesco. Allora, tutto a posto ragazzi? Problemi? Tutto a posto? Ma devo ripetere qualcosa? Bipolo trasformatore ideale. Okay. Il cui simbolo è questo ed è un doppio bipolo che è caratterizzato da un numero A reale, positivo o negativo, non lo so, è reale, tale per cui la relazione costitutiva di questo doppio bipolo è data da questa coppia di relazioni. V con 1 uguale A per V2, I con 1 uguale meno 1 su A per I con 2. Questo è un doppio bipolo molto importante perché ha una serie di proprietà estremamente interessanti e utili, alcune delle quali già vedremo oggi, e questo è un primo punto. Il secondo punto è che, come poi vedremo più avanti nel corso, verso la fine di questo corso in realtà,
è possibile realizzare, costruire degli oggetti che approssimano molto bene questo comportamento qui. Quindi non è un doppio bipolo campato in aria, ma un doppio bipolo che noi riusciamo realmente a realizzare con quello che abbiamo a disposizione. Quindi studiarne le proprietà è importante, perché possiamo poi mettere in pratica, costruendo l'oggetto fisico, quello che la teoria ci dice. Bene. Allora, quali sono queste proprietà? Allora, prima cosa, osservo che questo doppio bipolo è statico, perché vedete il legame che c'è fra tensioni e correnti è una funzione algebrica, una funzione statica, con moltiplicazioni e così via, ed è per di più un doppio bipolo statico lineare, perché la relazione che c'è fra tensioni e correnti è, vi ricordate, del tipo matrice per le correnti, V1 e V2, più matrice per le tensioni, V1 e V2, uguale termine noto. Vi ricordate, questa era la forma generale in cui abbiamo supposto di considerare le caratteristiche per i circuiti lineari statici. Il doppio bipolo trasformatore ideale ha una caratteristica che rientra in questa categoria, perché vedete, in questo caso io ho questo, qui avrò 1 meno 1 su A 0 0 0, no, posso metterla in questa forma, vi trovate? Ho fatto, diciamo, qualche piccolo passaggio. Quindi matrice per correnti più matrice per tensioni uguale termine noto. È quindi un doppio bipolo statico lineare. Questo vuol dire che se io ho in una rete non solo i generatori di tensioni, generatori di correnti e resistori lineari, ma ho anche i trasformatori ideali, la rete che ne viene fuori è ancora statica lineare, perché le caratteristiche avranno ancora la forma giusta, diciamo così, per poter applicare per esempio la sovrapposizione degli effetti e tutti i teoremi che abbiamo visto nei giorni scorsi, d'accordo? Ah, per di più, vedete, è un bipolo statico lineare con termine noto 0, quindi quando si applica la sovrapposizione, diciamo, questo funziona come i resistori, cioè si lascia inalterato, ok? Va bene, allora, quali sono le proprietà salienti di questo oggetto? Allora, la prima, magari cancello prima. Vabbè, la prima la faccio qua, perché tanto la faccio. Allora, la prima proprietà di questo doppio bipolo è quella di essere, come si dice, trasparente alle potenze. La proprietà di... trasparenza alle potenze. Che cosa vuol dire? Facciamo il calcolo della potenza assorbita, secondo la definizione data prima, no? Sta scritta ancora qui. Al posto di V con 2 ci metto 1 su A per V con 1. Vedete? Posto di I con 2 ci metto meno A per I con 1. Ok? Ho invertito quelle relazioni. Vado a fare la somma, quanto viene? 0. Identicamente. Quindi possiamo asserire che il doppio bipolo trasformatore ideale è trasparente alle potenze, nel senso che assorbe una potenza uguale a 0, sempre e comunque. Detto in altri termini, se vi ricordate quello che abbiamo detto a proposito di potenze assorbite e erogate, allora, qui ho detto che la potenza assorbita complessivamente è pari a 0, cioè la potenza assorbita alla porta 1 più la potenza assorbita alla porta 2 uguale 0, questo sta scritto qua. Io posso equivalentemente dire che la potenza assorbita alla porta 1 è uguale alla potenza erogata alla porta 2. Basta portare al secondo membro e cambiare di segno, no? Quindi l'oggetto è trasparente alle potenze, nel senso che tutta la potenza che gli arriva, per così dire, alla prima porta
alle volte si parla di primario del trasformatore per indicare la prima porta, viene trasferita senza perdite, diciamo così, alla seconda porta, il cosiddetto secondario del trasformatore. Quindi tanta potenza entra quanta ne esce, è trasparente alle potenze in questo senso. Okay? Quindi è un oggetto che dal punto di vista della potenza non ci perdiamo nulla a metterlo in un circuito. Ok? Seconda proprietà di questo oggetto. Seconda proprietà. Proprietà cosiddetta del trasporto della resistenza. In che cosa consiste? Allora, consiste in questo. Allora, immaginate di avere questa situazione. Un generatore reale di tensione collegato a un trasformatore ideale al primario, quindi questo è V1, V1, questo è V2, V2, okay? Al cui secondario è collegata una resistenza che chiamo R con S, per dire resistenza collegata al secondario del trasformatore. Ok? Allora, quanto vale facciamo questo campo. Allora, la quantità V con 1, vedete? Da qui è pari a volte la quantità V con 2. Questo me lo dice la relazione costitutiva del trasformatore. Adesso, V con 2 è la tensione al secondario, quindi è legata alla corrente di con 2 dalla presenza della resistenza R con S. In particolare, al posto di V con 2, cosa potrò scrivere, secondo voi? V con 2 è uguale R con S per meno i 2, perché vedete, i 2 è diventata così, la riporto anche qui. Quindi su dipolo R con S ho fatto la convenzione del generatore e quindi scriverò meno R con S di 2. Mi trovate? Ok. Quindi abbiamo meno A R con S. Al posto di 2 ci scrivo meno A per I con 1 dalla seconda relazione costitutiva del trasformatore. Ok. Ovvero A quadro per R con S. Ho semplificato il segno meno, quantità che chiamo R con P. Che cosa sta scritto qua? Sta scritto che V con 1 è proporzionale, scusate, per R con 1 mi sono dimenticato. Mi ho dimenticato di portare I con 1 nel passaggio. Dicevo, cosa sta scritto qua? Che V con 1 è proporzionale a I con 1 tramite questa quantità R con P. Il che vuol dire che la situazione che ho disegnato qua è equivalente a quella che ora vi insegno. È equivalente perché questo oggetto qua ai morsetti 1 1 primo, in questo caso 1 1 primo,
questo oggetto qua, il morsetti 1'1', ha la stessa caratteristica, lo stesso legame tensione corrente di questo oggetto qua. L'ho appena dimostrato lì, no? V con 1 uguale Rp per I con 1. Quindi, invece di studiare questo, posso equivalentemente studiare questo. Sono equivalenti nel senso che ho appena detto. Ma allora, se io guardo e confronto questi due circuiti, che cosa ho fatto? È come se avessi trasportato la resistenza dal secondario al primario, moltiplicandola per A quadro. Questa è la proprietà di trasporto della resistenza. Quando ho a che fare con un trasformatore ideale, posso spostare, tra virgolette, la resistenza collegata al secondario al primario, trasportarla quindi, moltiplicandola per A al quadrato, il quadrato del rapporto di trasformazione. Chiaro? Quindi possiamo dire che è anche relativamente semplice trattare circuiti in cui ci sono i trasformatori ideali, perché con questa proprietà del trasporto possiamo, diciamo, semplificarci la vita. Quello che vi invito a fare voi per esercizio è la seguente cosa. Io qui vi ho fatto vedere come si trasporta una resistenza da secondario a primario. Io posso chiaramente anche trasportare una resistenza da primario a secondario. Per esempio, la resistenza RG potrei trasportarla da primario a secondario. In quel caso troverete, provate a farlo, che occorre dividere per A al quadrato invece che moltiplicare. Okay. Analogamente è possibile trasportare da primario a secondario e viceversa anche non solo le resistenze, ma anche i generatori, per esempio, di tensione e di corrente. Scoprirete, fatelo, mi raccomando, scoprirete che per trasportare i generatori da primario a secondario e viceversa occorrerà moltiplicare o dividere per A, non per A al quadrato, ma solo per il rapporto di trasformazione. Quindi fate questi calcoletti, diciamo, troverete le regole che sono molto semplici. Quindi, se io ho una rete in cui ho un trasformatore ideale, io posso in qualche modo eliminare questo trasformatore ideale trasportando tra primario e secondario, come meglio come più mi serve, tutta la rete moltiplicando per A quadro o per A o dividendo per A a seconda dei casi, come troverete facendo così. Ok? Bene. Bene, lo schema che ho messo la lavagna mi consente anche di parlare di un'altra proprietà importante del trasformatore ideale, che è quella dell'adattamento. Calcoliamo la potenza assorbita dal resistore R con S. Allora, questo è pari a R con S per I con 2 al quadrato. Vi ricordate, la potenza assorbita dal resistore è pari a questa quantità. Abbiamo già commentato questa cosa. Devo fare il prodotto tensione per corrente, avendo fatto la convenzione dell'utilizzatore del generatore, la potenza è facciamo il punto, ragazzi, che sennò qua a dirlo a parole. Allora, la potenza è assorbita R con S, poiché su R con S ho fatto la convenzione del generatore, viene pari a meno V2 per I2, ok? Adesso, poiché ho fatto la convenzione del generatore, V2 si scrive meno R con S per I2. E quindi la potenza assorbita, che poi la cosa che avevo scritto inizialmente, è R con S I2 al quadrato. D'accordo? Ma I2, ricordiamo, è pari a meno A per I1, R con S meno A per I1 al quadrato, ovvero A quadro R con S per I1 al quadrato, ovvero ancora quello che ho chiamato R con P I con 1 al quadrato.
ossia la potenza assorbita da R con P. D'altra parte questa cosa non mi meraviglia, perché se io ho dimostrato prima la proprietà di trasporto di resistenza, chiaramente la potenza assorbita da questo deve essere pari alla potenza assorbita da questo, dato che il trasformatore è trasparente alle potenze. Diciamo, era già nelle premesse, però abbiamo fatto il tappo. Allora, bene, quindi possiamo guardare questo circuito per fare questo calcolo di potenza. Allora, la quantità I con 1 da qui, se ricordate gli esercizi che abbiamo fatto ieri, si scrive E diviso R con G più R con P. In pratica, no? R con G e R con P sono collegati in serie, li posso quindi condensare in un unico resistore di valore pari alla somma, al quale è applicato la tensione è grande, quindi la corrente che circola è pari alla tensione diviso questa resistenza complessiva. Ormai negli esercizi abbiamo cominciato a fare, spero che questo passaggio vi sia chiaro. Tutto chiaro per tutti? Ok, benissimo. E quindi la potenza assorbita RP, quella quantità lì, si scrive RP e quadro diviso RG più RP al quadrato. D'accordo? Benissimo. Allora, il problema che ci poniamo adesso è: quando è che questa potenza è massima? Allora, questa potenza è massima quando la derivata... lo imposto meglio il problema. Il problema è: qual è il valore di RP che rende massima la potenza da esso assorbita? Ecco, impostiamola così che è più corretto. Quindi, il problema, ripeto, che ci proponiamo è quello di trovare il valore di RP che rende massima la potenza da esso assorbita. Per trovare questo massimo, dobbiamo imporre, come ben sappiamo, quando vogliamo massimizzare una funzione, dobbiamo imporre che la derivata della potenza rispetto alla variabile che io voglio trovare sia pari a zero. Poi dovrei anche in realtà valutare il segno della derivata seconda, però questa parte ce la risparmiamo, perché insomma, quello che troveremo che un punto estremale, cioè di massimo o di minimo, in realtà è un punto di massimo, non è un punto di minimo. Questo ve lo lascio a voi come verifica, questo, il segno della derivata seconda. Quindi noi poniamo questa quantità, ok? Uguale a zero. Chiaro cosa sto facendo? Quindi voglio trovare il valore RP che rende massima la potenza trovando il valore che annulla la derivata. Allora, facciamo questa derivata. Allora, qui c'è un E quadro, è un fattore moltiplicativo, quindi non dà fastidio. Poi, al denominatore ho il quadrato del denominatore, quindi RG più RP alla quarta. Poi abbiamo derivata di questo, per questo non derivato, derivata di questo rispetto a RP è pari a 1, per questo non derivato, cioè RG più RP al quadrato, meno questo RP per la derivata di questo rispetto a RP, che viene due volte RG più RP. Poi dovrei fare la derivata di questo rispetto a RP che fa 1, no? Non devo scrivere più. D'accordo? Beh, spero di aver fatto il punto. Allora, semplifico il quadro con lo 0, semplifico questo denominatore con lo 0, sono quantità che suppongo diverse da 0, quindi lo posso fare. Che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori, allora sviluppo questo quadrato, RG al quadrato più RP al quadrato più il doppio prodotto RG RP meno due volte RG, adesso faccio questo prodotto RG RP meno due volte RB al quadrato uguale a 0. D'accordo? Ho svuoto questi prodotti. A questo punto
queste due quantità si semplificano. Qui ho RP quadro meno 2RP quadro, quindi troverò, lo scrivo qui, RG quadro meno RP quadro uguale 0 come condizione. Mi trovate? Ossia, trattandosi di grandezze intrinsecamente positive, supponendo tutto positivo, RP uguale R con G. Quindi la condizione di massima potenza corrisponde alla situazione in cui la resistenza RP e la resistenza RG sono uguali. Questa è la cosiddetta condizione di adattamento della resistenza RP al generatore. In qualche modo noi abbiamo una resistenza RP che adatta, per così dire, a essere collegata a un certo generatore reale, perché riesce a massimizzare la potenza che essa assorbe. Pensate per esempio al caso in cui questo generatore sia l'equivalente di Thevenin di un oggetto complicato, di un alimentatore, quel che sia, mentre la resistenza sia quello che rappresenta una lampadina. Massimizzare la potenza assorbita dalla lampadina significa in qualche modo massimizzare la luce che si emette, quindi sto cercando la massima luminosità da parte della lampadina. Beh, in che come entra in gioco il trasformatore in questo? Allora, la quantità RP, se è scritto qua, è pari alla quadro R con S. Quindi la condizione di adattamento si scrive anche così. RP, vi ricordo, è pari a quadro R con S. Allora, che cosa noi possiamo dire? Supponiamo di avere un certo generatore reale, appunto il nostro amplificatore, non quello che sia, non il nostro alimentatore. Supponiamo di avere un certo oggetto, un certo utilizzatore, che sia la lampadina, che sia l'altoparlante di uno stereo, di un impianto stereo, quello che sia, la cui resistenza è R con S. Supponiamo che R con S non sia adattata al generatore, nel senso che non vale l'uguaglianza delle due resistenze che massimizzerebbe la potenza. Quindi avere una situazione in cui non riesco a trasferire la massima potenza all'utilizzatore. Allora che cosa faccio? Ci metto di mezzo un trasformatore ideale, il quale è trasparente alle potenze, quindi non mi pregiudica nulla da questo punto di vista, ma riesce a modificare, tra virgolette, la resistenza che il generatore vede e a farla diventare adattata al generatore stesso. Quindi se io parto da R con S non adattato al carico R con G, ci metto in mezzo un trasformatore e con un opportuno rapporto di trasformazione A riesco ad adattare il carico, l'utilizzatore, al generatore per massimizzare la potenza. Qui queste sono cose che si fanno effettivamente, cioè sono cose che, poiché come vi dicevo il trasformatore è un oggetto che si riesce a realizzare, sono cose che effettivamente poi si fanno nella pratica. Quindi grazie alle proprietà del trasformatore riusciamo anche a fare quello che si chiama l'adattamento. Allora, un'altra cosa molto importante, che poi forse è la questione per la quale più viene utilizzato il trasformatore dell'ingegneria elettrica, è invece quella che ora vi propongo. Lo faccio sull'altra lavagna. Allora, vabbè, cancelliamo qui, però a fare un po'. Si parla di rendimento, che cosa intendo dire? Definisco rendimento, termini di potenza, questa quantità. Mi riferisco sempre a questo circuito qui, chiaramente. Allora, che ho scritto? Ho scritto al numeratore la potenza assorbita dal resistore R con S. Sto riferendomi a questo. E al denominatore ho messo la potenza erogata dal generatore R. In altri termini, che cosa mi sto ponendo come problema? Mi sto ponendo questo. Io sto alimentando
abbiamo fatto prima l'esempio, con un alimentatore sto alimentando una lampadina, ok? Voglio capire qual è il rendimento con cui riesco a operare questa, questa alimentazione. Quindi io col generatore erogo una certa potenza. Di essa una parte verrà effettivamente utilizzata dalla lampadina per illuminare, altra parte, come vedremo fra un minuto, verrà in qualche modo dissipata dalla resistenza R-G. Il rendimento così definito mi dice esattamente quanta parte della potenza che eroga il generatore viene effettivamente utilizzata per lo scopo che io ritengo utile, che sia accendere la lampadina o far sentire la, la musica tramite l'amplificatore, tramite la, la cassa, diciamo. Okay. D'accordo? Quindi questo è il rendimento, in termini di potenza. Ora, beh, intanto abbiamo già visto prima, invece di questo posso riferirmi a questo in maniera equivalente, la potenza assorbita da questo è riconosciuta dalla potenza assorbita R con P, quindi posso scrivere anche R con P e riferirmi direttamente a questo circuito qua. No, abbiamo capito che è la stessa cosa. Bene, la potenza erogata da questo oggetto per la conservazione delle potenze è uguale alla potenza assorbita da tutto il resto dei bipoli della rete. Ricordate la conservazione delle potenze: la somma delle potenze assorbite è pari a zero, ovvero la potenza erogata da certi bipoli uguale la potenza assorbita dai rimanenti. In particolare in questo momento dico la potenza erogata da questo è uguale alla potenza assorbita dai rimanenti. Quindi al posto di P con E, grazie alla conservazione delle potenze, ci metterò la potenza assorbita dal RG, scusate, chiamo RG, la potenza assorbita da RG più la potenza assorbita da RP. Mi sto riferendo, abbiamo detto, a questo circuito. Chiaro? Li avete seguito tutti quanti? Bene. Allora, scriviamo le espressioni. Allora, la potenza assorbita da questo è, abbiamo visto prima, sta scritta qua ancora, eccola qua, R con P, P con 1 quadro. R con P, P con 1 quadro. La potenza assorbita R con G, con ragionamento analogo, diciamo molto semplice, verrà R con G per I con 1 al quadrato. Abbiamo la resistenza R con G attraversata dalla stessa corrente I con 1, quindi la potenza adesso assorbita sarà R con G per I con 1 al quadrato. Vale un ragionamento perfettamente analogo a quello visto. D'accordo? Allora, semplificando un po' di cose, allora I con 1 quadro lo semplifico, porto RP sotto, quindi viene 1 più 1 P R con G diviso R con P, ovvero ancora 1 diviso 1 più R con G diviso A quadro R con S. Ok? Allora, che commenti possiamo fare su questa formula a cui siamo arrivati? Per prima cosa, nella situazione di adattamento che abbiamo visto prima, questa, scopriamo che il rendimento quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Allora, attenzione. Allora, intanto vi faccio osservare che il rendimento è sempre minore o uguale di 1, ok? Perché qui al denominatore c'è 1 più una quantità positiva, quindi suppongo che e quindi trovo che questa quantità è certamente minore o uguale di 1. Nel caso di adattamento, poiché RG ed RP sono uguali nella condizione di adattamento, RG su RP fa 1, quindi 1 più 1 fa 2 fino a prova contraria, quindi questo viene un mezzo, ovvero è da uguale, come si dice, 50%. In condizione di adattamento il rendimento è pari al 50%, ovvero della potenza erogata dal generatore, metà viene effettivamente utilizzata per accendere la lampadina, l'altra metà viene, tra virgolette, buttata, ovvero viene assorbita dalla resistenza RG, che non è utile ai miei scopi, è la resistenza interna del generatore. Ok? Ecco perché, non a caso ho fatto l'esempio anche del,
dell'altoparlante e così via, perché questa condizione di adattamento, essendo molto onerosa in termini di rendimento perché si butta a metà della potenza, può essere applicata sostanzialmente alle situazioni in cui c'è poca potenza in gioco, per cui sono disponibile a buttarne una metà. Quando invece io ho a che fare con grandi, diciamo, grandi potenze di altissimo valore, quindi non pochi watt, tanto per capirci, ma i megawatt, i gigawatt e così via, il mio interesse è quello di perdere meno potenza possibile, avere un rendimento quanto più possibile prossimo a 1. Ossia, tutta la potenza che viene erogata dal generatore viene effettivamente utilizzata da chi deve utilizzarla, senza perdere niente. Questa è la situazione che voglio perseguire quando, ad esempio, trasporto la potenza elettrica da dove viene generata, poi vedremo, diciamo, qualche cenno, ma già lo sappiamo, le centrali elettriche, no? Dove viene generata la potenza, fino all'utilizzatore finale, che potrebbe essere casa mia, per esempio, dove voglio utilizzare l'energia elettrica per far funzionare la lavatrice, tanto per... Allora lì, quando io devo trasportare la potenza da dove viene generata a dove viene utilizzata, lì voglio perseguire un rendimento quanto più possibile prossimo all'unità, cioè voglio perdere il meno possibile. Mi pare giusto. Allora, come faccio a fare questa cosa? Quando è che viene ad essere rendimento tendente a 1? Allora, RG, la vostra collega dice quando RG è 0. Certo, però RG io non posso modificarla, perché RG è la resistenza interna del generatore, ovvero se io penso all'equivalente Thevenin è la resistenza di tutto ciò che è a monte dei morsetti che ho identificato, su cui ho poche possibilità di intervento, quindi RG la devo tenere per data, non posso modificarla. Ok? Quindi non è quello il punto. Io ho sempre a disposizione il mio trasformatore ideale, riflettiamo, no? Quindi cosa dovrò fare sul mio trasformatore ideale per avere il rendimento prossimo a 1? Prego? A quadri in infinito. Esatto. Dobbiamo far tendere all'infinito. Se io faccio tendere all'infinito, diciamo ingegneristicamente un valore molto elevato, allora che cosa succede? Che questa quantità tende a 0 perché A sta al denominatore, a quadro sta al denominatore, e quindi il rendimento tende a 1. Ma che cosa vuol dire A che tende all'infinito? Vuol dire questo. Allora, immaginiamo che questo utilizzatore, come vi dicevo, sia la mia lavatrice. Allora io ho la mia lavatrice che funziona con una certa tensione e una certa corrente, ok? Poi vedremo queste cose, ma già sapete, a casa nostra c'è una tensione che è sinusoidale, con certe proprietà, in particolare un valore efficace, su cui poi ritorneremo, di 220 volt. No, lo sappiamo tutti quanti, poi ci ritorneremo a tempo debito. Qui 220 volt mettiamo qui, ok? Che cosa vuol dire A che tende all'infinito? Questo è il rapporto di stimazione. Vuol dire che la tensione V con 1 è a volte V con 2, ovvero, diciamo così, tende all'infinito, in particolare è molto molto elevato. Allora che cosa ci sto dicendo? Sto dicendo che conviene avere una tensione molto elevata quando si trasporta la potenza elettrica. Le linee a alta tensione cosiddette sono ad alta tensione proprio per questo motivo, per massimizzare il rendimento. Pratica, diciamo, detto in termini intuitivi, se io devo trasportare una certa potenza, cioè il prodotto tensione per corrente, posso scegliere se avere alta tensione e bassa corrente, o viceversa, bassa tensione e alta corrente, ok? A parità di prodotto, lo capiamo, no? Allora, quando io utilizzo la potenza elettrica, cioè a casa mia, per motivi di sicurezza che poi approfondiremo a tempo debito, voglio la tensione relativamente bassa, ok? E quindi la corrente verrà relativamente alta rispetto alla potenza che devo utilizzare. Viceversa, quando trasporto la potenza con le linee ad alta tensione, come si diceva, lì, per i motivi che vi ho appena fatto vedere, conviene invece avere alta tensione e bassa corrente, perché la potenza dissipata dal RG dipende dalla corrente, appunto. Quindi mi conviene abbassare la corrente e alzare di conseguenza la tensione per mantenere la potenza.
Il trasformatore è l'oggetto che mi permette esattamente di fare questo lavoro, cioè di abbassare e alzare i livelli di tensione e di corrente, a seconda della bisogna, senza aggravare in termini di potenza, perché è un oggetto trasparente alle potenze. Quindi, a casa mia, io avrò la bassa tensione relativamente bassa per motivi di sicurezza. Poi ci metto un bel trasformatore e qui avrò un'alta tensione per trasportare la potenza da dove viene prodotta a casa mia, diciamo così, in modo tale da avere un rendimento pressoché limitato. Questo quindi è il contesto in cui il trasformatore ideale viene utilizzato massicciamente dagli ingegneri. I trasformatori ce ne sono in abbondanza dappertutto proprio per questo motivo, perché è un oggetto estremamente utile per rispondere a queste esigenze. Facciamo un po' di pausa.